Ciao a tutti e bentrovati, io sono Simone e costruisco delle cose un po' particolari. In questo nuovo video vi farò vedere cosa ho pensato di fare sfruttando questa lampada che ho trovato, che è bruciata completamente, come potete vedere. Evidentemente è stata accesa per troppo tempo e il calore della lampadina ha fuso i circuiti, la plastica. Però è molto interessante perché ha un sacco di componenti che si possono recuperare. E io ho deciso di utilizzare una di queste due bacchette che sono allungabili, vedete, in questo modo qua, sono telescopiche. E poi userò una forchetta e la renderò birichina. Tutto ciò che devo fare è utilizzare uno strumento di precisione e andare a svitare queste piccole viti che ci sono qui e recuperare questa bacchetta. Ecco qui, ora come potete vedere questa è la mia asticella telescopica e ho già visto che la forchetta che ho scelto ci passa, cioè ci entra al millimetro, e perdonatemi la citazione ma era d'obbligo. Tutto ciò che devo fare adesso è prendere questa forchetta, tagliarla più o meno a questa altezza qui in modo tale da poterla poi incastrare dentro l'asticella allungabile. Per fare in modo che rimanga ferma praticherò un taglio a U in questo modo qua, in modo tale che si vada proprio a infilare dentro. Dopodiché farò un foro nella forchetta qui e la avviterò nella sede di questa bacchetta qua. E ora ho segnato col pennarello verde fin dove devo scavare la sede per farla incastrare, track, così. E anche questo ci va alla perfezione. Eccoli. Così. In questo modo, con queste due linguette qua, eviterò che faccia un movimento in questo modo qua e con la vite eviterà di ballare in questo modo qui. Ora riassemblo il tutto in questo modo qua, avvitiamo la sua bella vite. Ecco. E voilà! La mia forchetta furbetta è pronta all'uso. Ma che cosa può servire un oggetto del genere? Beh, si può usare come una normale forchetta, in questo modo qui, o altrimenti io pensavo a una situazione tipo aperitivo dove c'è una marea di gente che fa pugni per conquistare un'oliva. Con questa forchetta io l'allungo e agguanto per primo il piatto più lontano, quindi mi avvantaggio non poco. O altrimenti un modo anche intelligente è quello di usarla in una grigliata per gestire la carne in questo modo qua e poi avere la forchetta pronta all'uso per poter mangiare. Insomma, questo oggetto non lo mi abbandonerà mai, sarà sempre con me. Se questo video ti è piaciuto, io ne sono felice e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!